trascurava molto, era sempre molto impegnato. Ma ti dico, è successa una cosa che mi ha fatto rimanere male quando è stata male mia mamma è morta, e il giorno del funerale di mia mamma lui se n'è andato, mi ha lasciato da sola. Che? Perché se devo andare in discoteca. Io quel giorno non gliel'ho più perdonato. Bravo, come. Pensavo fai conto 20 kg meno di adesso, perché ero stremata da questa cosa e stavo molto male. E il giorno, fai conto, oggi muore mia mamma e io chiamo subito lui perché ero in club. Mi dice vengo, è morta mamma, poi è arrivato. Ma lui perché non è cattivo e non sa gestire certe situazioni. E poi dopo abbiamo fatto la cerimonia e fai conto, non lo so, erano le 4 del pomeriggio, adesso non mi ricordo. Tra l'altro sono stata anche male perché io mi sono trovata anche i paparazzi ed è una cosa oscena questa cosa qui. E anche video, cioè c'è ancora virale il video del funerale di mia madre, lo trovo una cosa schifosa. E sì, e lui mi ha detto alle 4, beh adesso andiamo. Ho detto sì, dobbiamo andare a seppellirla. No, andiamo in discoteca perché c'è l'inaugurazione, sì, se n'è andato. E, quella cosa non sono riuscita più a perdonargliela. Perché non si fa.